Coronavirus in Liguria, meno ricoverati. Nel Levante però una donna di 95 anni che viveva a Pieve Ligure si è spenta nel padiglione 12 dell'ospedale San Martino di Genova. Lutto a Chiavari in Val d'Aveto e nel mondo sanitario per la morte ieri del dottor Emilio Brignole, 68 anni, chirurgo dell'ospedale Villa Scassi a Genova San Pier d'Arena. Prima vittima tra i medici liguri del coronavirus. I pazienti ospedalizzati nell'ASL 4 oggi sono 60, di cui 9 in terapia intensiva, come ieri. 384 persone positive proseguono il decorso a casa, 2 in più di ieri. Liguria blindata intanto per Pasqua contro l'arrivo di lombardi e piemontesi nelle seconde case. Ed è partita questa mattina la distribuzione gratuita delle prime mascherine alle famiglie liguri, frutto dell'accordo primo in Italia siglato tra Regione Liguria e Poste Italiane, che garantirà la consegna direttamente a casa in sicurezza. E i medici di famiglia effettueranno il test sierologico per individuare la presenza degli anticorpi del coronavirus e quindi la presenza o il superamento della Covid-19 sui pazienti ritenuti più a rischio. Iniziativa del Comitato Assistenza Malati del Tiguglio e dell'Associazione Intella nel Cuore, grazie alla quale sono stati acquistati migliaia di test per l'individuazione degli anticorpi. Una donna di 95 anni che viveva a Pieve Ligure si è spenta nel padiglione 12 dell'ospedale San Martino di Genova per il Covid-19. Liguria blindata intanto per Pasqua. Il messaggio che lanciamo insieme ai sindaci del territorio è chiaro: non venite in Liguria nelle giornate di Pasqua, ha affermato il presidente della regione Giovanni Toti. Lo diciamo ai nostri amici piemontesi e lombardi soprattutto, che capiranno quanto può essere fondamentale non spostarsi per tutelare la salute di tutti ed evitare di correre il rischio di aggravare la pandemia. Intanto, come ogni venerdì, la regione aggiorna sull'andamento del piano di assunzioni straordinarie di personale sanitario. Ad oggi in Liguria sono stati assunti 107 professionisti per un totale di 488 unità, di cui 190 medici e 138 infermieri, ma anche operatori sociosanitari, tecnici di laboratorio e altre figure per 160 unità complessive. All'ASL 4 sono stati destinati 16 nuovi assunti, di cui un medico e 7 infermieri. Ed è proprio il mondo sanitario ad essere in lutto, così come Chiavari e la Val d'Aveto, per la scomparsa del dottor Emilio Brignole, 68 anni, chirurgo dell'ospedale Villa Scassi a Genova San Pier d'Arena, prima vittima tra i medici liguri del coronavirus. Esprime il proprio cordoglio l'amministrazione regionale. La Liguria in queste ore ha perso un grande chirurgo, dice Toti, un lavoratore appassionato, generoso, instancabile e, leggendo i racconti di chi lo conosceva, anche una bella persona. Siamo addolorati per la sua morte sul campo, stroncato dal coronavirus. Sempre in prima linea, si era speso per curare i feriti del Morandi e in questi giorni terribili era in corsia per combattere questa battaglia. Siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi colleghi, ai tanti pazienti che ha curato, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze. Ogni giorno migliaia di medici rischiano la loro vita per noi. Ci stringiamo attorno ai familiari e ai colleghi del dottor Brignole, aggiunge la vicepresidente assessore regionale alla sanità Sonia Viale, e degli altri professionisti liguri scomparsi a causa di questa pandemia. A loro e a tutto il personale sanitario impegnato in questa battaglia saremo sempre riconoscenti. Chiavari perde una persona dal grande valore professionale e morale, ha detto invece il sindaco Marco Di Capua. La salma riposerà nel cimitero di Cabane a Rezzuaglio, luogo di origine. Lascia la moglie, 2 figli e 2 nipoti. È partita questa mattina la distribuzione gratuita delle prime mascherine alle famiglie liguri, frutto dell'accordo primo in Italia siglato tra Regione Liguria e Poste Italiane, che garantirà la consegna direttamente a casa in sicurezza. Lo annuncia a Regione Liguria in una nota. Nei comuni sopra i 2.000 abitanti sono le poste che, a titolo gratuito, consegneranno le mascherine a casa. Nei piccoli comuni, sotto i 2.000 abitanti, verranno consegnate ai sindaci, d'accordo con ANCI, che si faranno carico di distribuirle ai loro cittadini tramite la protezione civile, ha ricordato il presidente della regione Giovanni Toti, sottolineando che ogni abitante riceverà la sua mascherina. A questa prima spedizione, che si concluderà entro la fine di aprile, ne seguirà un'altra tramite la rete delle farmacie, la rete di distribuzione dei giornali ed edicole del territorio, che ringraziamo per la grande disponibilità.
I medici di famiglia effettueranno il test sierologico per individuare la presenza degli anticorpi del coronavirus e quindi la presenza o il superamento della Covid-19 sui pazienti ritenuti più a rischio. L'iniziativa del Comitato Assistenza Malati del Tiguglio e dell'Associazione Entella nel Cuore, grazie alla quale sono stati acquistati migliaia di test per l'individuazione degli anticorpi. I test saranno eseguiti in particolare su pazienti che nei 15 giorni precedenti abbiano avuto sintomi per cui si sono rivolti alle strutture sanitarie, familiari di pazienti Covid-19 o comunque persone che siano state a contatto con loro e pazienti con più di 60 anni. Lo studio sarà estremamente utile, fornendo un decisivo contributo a porre quantomeno un freno al dilagare della nefasta epidemia, ha affermato il presidente del Comitato Assistenza Malati del Tiguglio Giancarlo Mordini. A coordinare lo studio epidemiologico, come referente scientifico, sarà il dottore Michele Brignole. Si è conclusa questa mattina a Lavagna la prima fase della distribuzione dei buoni spesa. I numeri raggiunti sono importanti, 1.245 buoni consegnati nelle 7 giornate di distribuzione. Tante le famiglie che hanno trovato aiuto e con l'ampliamento odierno delle categorie che ne potevano fare richiesta, hanno riguardato anche coloro che in questo preciso momento hanno l'attività chiusa o ne stanno subendo una netta riduzione. Sono estremamente soddisfatto, dice il sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante. E ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per il successo dell'operazione, le associazioni Caritas e Croce Rossa Italiana di Lavagna, Stefania Pareti e Nicole Poirè dei servizi sociali, i consiglieri comunali Daniele Di Martino e Guido Stefani e tutti i componenti della giunta comunale e della maggioranza che non si sono risparmiati affinché il tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Ci siamo adoperati per traguardare il giorno di Pasqua, conclude il primo cittadino, distribuendo un piccolo ma importante contributo per una maggiore serenità in questo difficile momento. Porca miseria. Due grossi boati hanno rotto il silenzio della notte a Rapallo, in località San Pietro. Qui, poco prima dell'una, un deposito di edilizia situato in via San Pietro di Novella, proprio accanto al cimitero comunale e contenente vario materiale, comprese alcune bombole, è andato a fuoco. Sul posto sono giunte, oltre alle forze dell'ordine, 8 squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Rapallo, ma anche i pompieri del distaccamento di Chiavari e Genova. Complicato il lavoro di circoscrizione del fuoco che, grazie all'opera dei pompieri, si è riuscito a limitare al solo deposito edile dove sono avvenute le esplosioni, che hanno prodotto detriti e lamiere finite dalle case presenti in zona nei giardini e sui tetti. Un pezzo è volato per una distanza addirittura di 70 metri dal capanno. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito né intossicato. Una famiglia però è stata fatta allontanare dalla propria abitazione per ragioni di sicurezza. Solo una volta spento l'incendio hanno potuto fare rientro in casa. Le fiamme alte alimentate dalla legna e altro materiale infiammabile presente nel deposito sono rimaste ben visibili a lungo. L'incendio è stato domato attorno alle 3:30. I vigili del fuoco, una volta spento il rogo, hanno avviato la bonifica. Alcune bombole di acetilene, sono state spostate dai pompieri prima che le fiamme le raggiungessero. Le esplosioni, secondo i primi rilevamenti, sarebbero ascrivibili a 2 bombole di gas, ma le indagini restano in corso e proseguiranno. Non è infatti ancora chiara cosa le abbia provocate. Nonostante l'emergenza, per il pranzo di Pasqua saranno disponibili le acciughe del Mar Ligure, grazie al lavoro dell'unica lampara al lavoro in piena pandemia. Il Michelangelo di Sestri Levante ha pescato le prime acciughe del 2020, 60 cassette da 7 kg l'una, subito ritirate da Mare Mosso, un grossista leader in Liguria, e vendute subito al mercato di Genova. Soddisfazione per il comandante del peschereggio, Emanuele Meridionale. Devo ringraziare l'equipaggio composto da 12 persone con età media di 30 anni che con mascherine e guanti hanno lavorato tutta la notte e accettato la sfida di una stagione tutta in salita. Con lo slogan "Io resto a bordo", la pesca in Liguria non si è fermata. Per il comparto, la regione ha distribuito migliaia di mascherine e il settore, attraverso i social, punta alle consegne a domicilio di pesce fresco.
Compra droga in Versilia e la porta nel Tiguglio per spacciarla. La polizia del commissariato di Chiavari ha denunciato un 19enne di nazionalità marocchina per spaccio di stupefacenti, sanzionandolo anche per l'inosservanza del decreto anticoronavirus. Seguendo una segnalazione specifica, i poliziotti lo hanno atteso alla stazione ferroviaria di Chiavari, dove è giunto alle 20:30, con l'ultimo treno regionale proveniente dalla Spezia, dove si era nascosto all'interno del bagno. L'uomo aveva con sé 22 grammi di cocaina e 350 euro in banconote di piccolo taglio. Questa mattina la ditta Cantalupi Taverneri ha consegnato al comune di Chiavari 50 pacchi con beni di prima necessità, un segno di solidarietà, di vicinanza al territorio, al Golfo del Tiguglio, in quanto la ditta Cantalupi Taverneri ha una sede a Santa Renziano e nel nostro golfo crea posti di lavoro, ricchezza, e questo è un gesto di grande solidarietà. Desidero ringraziare il signor Cantalupi a nome di tutta la comunità di Chiavari. E ringrazio anche tutti coloro che lavorano qui a Santa Renziano per la ditta Cantalupi, perché sono sempre molto disponibili a qualsiasi necessità dell'amministrazione comunale. Per cui davvero grazie per i più bisognosi. Cantalupi ci offre questi 50 pacchi di beni alimentari non deteriorabili, con dentro zucchero, farina, riso, pasta, succhi di frutta, che sono in questo momento molto molto utili, anche perché noi abbiamo distribuito i buoni alimentari offerti, cioè offerti, con i soldi stanziati dalla regione, ma le domande sono tante, sono troppe per essere soddisfatte da questo importo. Per cui in questo momento vengono proprio molto molto bene, è un momento particolarmente difficile. Quindi chiunque ha bisogno di alimenti può venire o in comune dalle 8:30 alle 12:30, dove all'ingresso trova il messo che distanzierà le persone per poter entrare a prendere il pacco e potrà entrare, prendere il pacco e portarselo a casa. La stessa cosa avviene nella sede del Baliatico in Corso Garibaldi, dove il procedimento è uguale. Soprattutto mi rivolgo a quelle persone che volevano fare la domanda per il buono spesa, ma che da questa mattina non potranno più farla perché ci siamo fermati in quanto abbiamo finito i fondi. Quindi quelle persone che telefonano, provino, facciano la compilazione della scheda di richiesta, perché noi, ripeto, abbiamo già richiesto fondi ulteriori, ma nel frattempo possono tranquillamente venire qui in piazza Nostra Signora dell'Orto, dove c'è la sede centrale del comune, a ritirare il pacco e il messo glielo darà. Quindi ringraziamo di cuore la ditta Cantalupi per la generosità e per aver azzeccato in modo così preciso il momento in cui questa distribuzione era per noi particolarmente importante. Controlli 24 ore su 24 per tutto il periodo pasquale grazie alla sinergia dei carabinieri e della polizia locale di Santa Margherita Ligure e Portofino. È la misura messa in campo per scongiurare arrivi di vacanzieri o di proprietari di seconde case. A questo si aggiungono le telecamere a lettura targhe nei varchi cittadini monitorate dalla Guardia di Finanza e il controllo delle aree collinari con un drone. Abbiamo messo in campo uno sforzo straordinario. Controlli H24 tutte le ore del giorno e della notte durante il periodo pasquale, grazie all'impegno della Polizia Locale di Santa Margherita Ligure in collaborazione con la Polizia Locale di Portofino, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Il nostro territorio sarà interamente presidiato al fine di accertare che non sopraggiungano persone nuove illegittimamente violando la normativa vigente che ci obbliga a stare sui nostri territori.
Grazie a Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale per il grande impegno che stanno mettendo a garanzia della tutela della salute pubblica. Il comune di Santa Margherita Ligure ha acquistato 10.000 mascherine di tipo chirurgico da consegnare alla cittadinanza. La distribuzione è avvenuta subito tramite Croce Verde e Croce Rossa, municipio, Avis di San Lorenzo della Costa e a domicilio per gli ultra ottantenni grazie alla Protezione Civile. Buoni spesa, sul sito del comune di Santa Margherita Ligure è possibile inoltrare via telematica la richiesta per i buoni messi a disposizione dal governo. Chi non avesse un accesso telematico può rivolgersi al piano terra del municipio oppure telefonare ai numeri 0185 205 360 oppure 0185 205 361. Ricordiamo gli altri numeri utili e le informazioni di servizio. Il Comune risponde, numero unico per contattare gli uffici comunali. Il servizio gratuito di consegna a domicilio. Pronto, ciao dimmi, spazio di ascolto telefonico. Numero unico H24 per richiedere un taxi a Santa Margherita Ligure. Santa Margherita Ligure si è nuovamente dimostrata una città altruista che non si tira indietro quando c'è da aiutare gli altri. La raccolta di generi alimentari organizzata dalla Croce Rossa e da Pane Nostrum ha avuto una risposta oltre le aspettative. Abbiamo raccolto veramente una quantità di cibo, di mangiare veramente stupefacente. Perciò un ringraziamento a tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa. Il comune di Santa Margherita Ligure e Portofino hanno ricordato l'anniversario della riapertura della strada per Paraggio e Portofino, ricostruita a tempo record dopo che la mareggiata del 2018 l'aveva parzialmente distrutta. La ricorrenza è diventata una camminata di speranza e solidarietà grazie a Lisa, bimba di 7 anni che ha percorso insieme ai due sindaci il tratto ricostruito. L'anno scorso eravamo qua a ringraziare le aziende che abbiamo lavorato sulla strada, quest'anno siamo qua a ringraziare i medici per il lavoro che stanno facendo per cercare di salvare il più possibile le vite delle persone. Siamo convinti che come le nostre comunità lo scorso anno hanno saputo reagire, hanno saputo superare la crisi, così avverrà anche quest'anno, con la stessa forza, con la stessa energia, con lo stesso senso di collaborazione e di rispetto per le prescrizioni. Resta aggiornato, ricevi ogni settimana il TG Santa sul tuo smartphone. Dunque, abbiamo vissuto un periodo molto difficile in questi ultimi 2 mesi, in sostanza, rispetto a quello che è stato il cambiamento epocale che c'è stato anche nelle aziende, visto il cambiamento di condizioni per via dell'emergenza coronavirus. È chiaro che è stato un cambiamento epocale che ha inciso anche su quelle che sono le produzioni sostanzialmente in tutte le aziende della quella che è la seconda manifattura europea, l'Italia. Noi azienda per azienda abbiamo cercato di trovare quelle che sono le condizioni migliori, definendo anche dei protocolli aziendali per gestire quelle che sono le condizioni di tutela migliori possibili per i lavoratori. Ora, l'ultimo decreto ha stabilito che alcune aziende dovevano proprio essere chiuse, quindi sulla base di quello i lavoratori sono andati in cassa integrazione, così come, dobbiamo dire, altre centinaia di piccole e medie aziende che sono state inserite in una cassa integrazione ordinaria o in deroga, per cui questi lavoratori e queste aziende sono state chiuse sulla base del decreto perché non erano aziende prioritarie. Mentre invece altre aziende, per via del fatto che il decreto lo permetteva e comunque in funzione del fatto che con le nostre commissioni sindacali si erano stabilite tutta una serie di misure atte a mettere in sicurezza i lavoratori, hanno potuto continuare a lavorare. È chiaro che c'è un cambiamento continuo e quindi si cercano sempre delle migliorie rispetto a quelli che sono i protocolli di emergenza e di gestione del virus. Il 14 di marzo è stato stabilito dal CGIL, CISL e UIL e la Presidenza del Consiglio un protocollo di base per tutti, deve essere rispettato quello,
e noi lo abbiamo fatto rispettare in tutte le aziende dove il sindacato è presente. Facendo una rapida carrellata, Arinox ha sempre lavorato e nella commissione abbiamo stabilito diverse misure, quindi la misurazione della temperatura per tutti i lavoratori che andavano a lavorare, che non deve essere superiore a 37 gradi e mezzo, la sanificazione di tutti i locali, quindi i piazzali, le docce, gli spogliatoi, la diversificazione in turni per avere meno assembramenti, il mantenimento della distanza fondamentale di sicurezza che deve essere di almeno un metro, possibilmente anche di più, nel caso in cui i lavoratori siano entro il metro devono utilizzare le mascherine adatte, sostanzialmente FFP2 o FFP3, altrimenti mascherine comunque chirurgiche nel momento in cui ci sono le distanze. La distanza è fondamentale ed è bene che i lavoratori rimangano a distanza, dove ovviamente è possibile. Quindi abbiamo chiesto e ottenuto queste misure e altre. Inoltre in Arinox si è ottenuto di utilizzare i test sierologici, quindi col prelievo del sangue, per capire se un lavoratore può essere positivo o negativo, e infatti abbiamo anche scoperto che c'erano due sostanzialmente positivi asintomatici. Queste misure continuano ad essere implementate, il futuro sarà purtroppo la gestione ancora per i prossimi mesi di questo tipo di emergenza nazionale, e quindi nelle aziende che rimarranno aperte dovremo utilizzare tutte queste misure del protocollo definite tra le parti. Le implementeremo, chiediamo che tutte le aziende facciano le analisi del sangue per tutelare i lavoratori e anche i loro familiari, magari estenderle anche ai familiari gratuitamente. Ilex, anche lei, ha dato la possibilità ai lavoratori volontariamente, ovviamente, di poter fare le analisi del sangue. In questo momento Ilex è chiusa, non lavora, perché il decreto l'ha messa in condizione di definire che non è un'azienda, diciamo, di carattere prioritario, per cui può rimanere chiusa. Vedremo cosa deciderà la Presidenza del Consiglio con le nuove misure che arriveranno da qui a fine settimana. Mentre, ovviamente, se anche si rientrerà a lavorare, ci devono essere tutte le misure che citavo prima. Mentre Fincantieri, diciamo, l'azienda più difficile nella gestione del territorio, perché è l'azienda più grande, che ha circa a regime tra i 1.500 e i 2.000 lavoratori, tra lavoratori diretti di Fincantieri e lavoratori indiretti delle ditte di appalto, è rimasta chiusa dal 14 di marzo al 29 di marzo con l'utilizzo delle ferie dei lavoratori che l'azienda ha deciso di prendere in maniera unilaterale. I lavoratori sono rimasti a casa in ferie. Successivamente noi abbiamo chiesto che si potesse aggiungere della cassa integrazione e siamo riusciti a portare la cassa integrazione, con l'utilizzo, l'ausilio della cassa integrazione, i lavoratori a mantenere la chiusura, a parte i presidi minimi di manutenzione, ad esempio di vigilanza dell'azienda, fino al 14 di aprile. Fermo restando il fatto che il decreto prevede che il militare quindi possa rimanere aperto, e noi, nonostante questo, abbiamo cercato di fare pressione per mantenerlo chiuso. Nel caso in cui però definisca con certezza, rispetto anche a quelle che sono le scelte del governo, che noi auspichiamo siano di un mantenimento ancora di un presidio di chiusura da qui alle prossime settimane, comunque dobbiamo metterci in condizione di sapere e capire che quando si ripartirà bisognerà ripartire con le misure che mettano in sicurezza i lavoratori, perché, come dicevo, per i prossimi mesi dovremo lavorare in questo tipo di condizioni. In ultimo, sarebbe ovviamente anche opportuno che chi ha rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che gestisce Fincantieri per via del fatto che tramite Cassa Depositi e Prestiti ha la gestione del 71% del pacchetto di Fincantieri, quindi un'azienda sostanzialmente che è ancora statale, chi ha rapporti possa, magari debba, sarebbe opportuno intervenire, quindi importanti esponenti del nostro territorio
che fanno parte e hanno conoscenze al governo che possono intervenire, sarebbe opportuno per cercare di mantenere la chiusura del cantiere ancora per la prossima o le prossime settimane. Lo auspichiamo, non bastano ovviamente gli articoli di giornale, ma è bene fare degli atti concreti e fattivi. Grazie. Previsioni per domani, sabato 11 aprile. Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli variabili, a regime di brezza lungo le coste. Mare calmo o poco mosso. Umidità su valori medio-bassi. Le temperature previste. Sulla costa tra 10 e 21 gradi. Nell'entroterra tra 3 e 24 gradi.